Paolo Hernán Della Fiore, oltre ai Natali, che cosa conservi di argentino come calciatore? Ma non saprei, alla fine sono nato in Argentina, ma da come si sente sono italiano a tutti gli effetti. Sono venuto in Italia 2 anni e sono cresciuto qui e ho fatto il settore giovanile comunque nell'Inter, quindi sono nato e ormai sono italiano a tutti gli effetti. E per via del settore giovanile all'Inter che hai scelto il nerazzurro di Latina? No, beh, non per quello, ma per altri motivi. Comunque la presenza del mister è stata importante nella mia scelta e soprattutto comunque l'ambizione di questa società. Comunque ho visto che ha fatto dei colpi, ha preso giocatori importanti e l'anno scorso sono arrivata in finale per la promozione, quindi diciamo convinto da un insieme di cose ho deciso di venire qui e sono entusiasta e contento di iniziare questa avventura. Un triennale con il Latina, a Latina piazza emergenza del calcio, perché? Perché, ripeto, ho visto comunque che c'era la possibilità di far bene, c'era una società ambiziosa, con il deposito presidente, la presidentessa, quando stavo arrivando qui erano i primi loro a essere entusiasti di iniziare la stagione, carichi, e hanno trasmesso anche a me e penso anche agli altri componenti della squadra questo entusiasmo. Sappiamo che sarà dura, perché penso che non sia facile ripetersi ogni anno, però penso che ci siano delle basi ottime. Difensore centrale, ma anche esterno se serve? Sì, nella difesa 4, perché nella difesa 3-5-2 sono nei 3, nei 5 sarei magari fuori ruolo, però sia 4 che 3 penso che riesco a coprire tutti i ruoli, un po' magari il terzino sinistro che faccio un po' di fatica, però gli altri, preferibilmente quello centrale del difensore centrale, è il mio ruolo. Da quando Beretta ha scelto Latina, quante chiamate ti ha fatto per seguirlo? Mi ha chiamato un paio di volte, poi dicendomi dell'interesse da parte loro, della società, nei miei confronti, e poi abbiamo aspettato un attimo di metterci d'accordo con la società sul contratto, e comunque sentivo anche lo stesso Farelli che era venuto qui prima di me, mi hanno informato tramite anche Paolucci come era la situazione della società, come si viveva, come si stava, quindi mi hanno riportato tutte cose positive che mi hanno, diciamo, aiutato anche nella scelta.